Hanno vietato l'uso del velo qua? Cioè il contrario, nel senso che adesso non vogliono che usino il velo per strada. Nei luoghi pubblici, come può essere la scuola, di darsi una calmata, perché è un sistema per non amalgamarsi con col paese in cui vivi. È sufficiente, basta l'islamofobia, dicono. In pratica adesso gli hanno vietato nelle scuole di andare vestiti così, perché è proprio un discorso di sicurezza, perché molte, vedi, sono così larghe che salendo le scale inciampano e si fanno male. Poi è vietato qualsiasi dimostrazione di religioso. Può essere la kippah degli ebrei, la crocifisso al collo. Poi ce l'hanno con la polizia, perché secondo loro la polizia li tratta male, eccetera. Ma sono dei controlli normalissimi che fanno. Come li possono fare a te, possono fare a me. Io, per esempio, prima di ammalarmi facevo il camionista. Figurati quante volte giustamente mi controllavano, ma non per questo. Ma c'è stato un episodio in particolare recentemente? Sì. In pratica un ragazzo di 17 anni a bordo di una macchina potente non si è fermato più volte all'alt. Il poliziotto che stava per essere investito ha fatto partire un colpo, e questo colpo ha ucciso questo ragazzo di 17 anni, pieno al petto. È importante che sappiate una cosa: ci sono prove di evacuazioni antiterrorismo. I miei figli sono pronti per un attacco terroristico. Loro parlano di che hanno l'integrità morale e la Francia gli sta togliendo tutti i diritti di vestirsi come vogliono, di fare quello che vogliono. E delle situazioni vengono provocate perché per loro è morale vestirsi in questa maniera, amorale vestirsi come si veste mia moglie, vedi? Pantaloni, camicia. È una situazione molto tesa, soprattutto qua a Trap, perché Trap il 90% sono nordafricani, arabi, e poi, come vi spiegavo prima, qui c'è un'altissima percentuale di islamisti. La maggior parte di islamisti sono partiti come foreigners, fighters in Siria a combattere. Il problema è adesso che stanno rientrando. Stanno rientrando, e cosa succede? I bambini che sono nati là gli hanno insegnato che le cose con gli infedeli. Io sono un infedele perché cristiano, bisogna ucciderli. È un problema qui. Benvenuti a Trap, è uno dei posti più tesi d'Europa, sicuramente di Francia. Già solo quando mi sono allontanata per andare in bagno, insomma, c'è stata molta tensione solo perché ero donna. Sono vietato l'entrata alle donne nei bar, e hanno fatto già dei servizi alla TV francese. L'ho provato via Evelina, che era con mia moglie, Lucia. Vedete, secondo loro non sono in abiti moralmente accettabili. E diciamo che invece loro stanno manifestando perché questa cosa rimanga. Cioè loro vogliono che l'Islam mantenga le tradizioni, cioè donne non possono entrare al bar, il tipo di abbigliamento, tutte le limitazioni che hanno, perciò questa manifestazione è pro-Islam. Esatto. È pro queste cose fondamentali. In Francia non potrebbero esistere, perché se una donna non può entrare in un bar si vanno a ledere i diritti della donna, dell'essere umano. Ma una cosa, tu mi stai dicendo che il sindaco è musulmano e come si pone rispetto a questi scenari? Lui è un uomo dello Stato, in francese si dice della République, e tenta in tutte le maniere di far cambiare le cose, però è come sbattere contro un muro. Però bisogna ammettere che non tutti sono così. La differenza è un valore aggiunto, è una ricchezza. Però io faccio del mio, fai anche te del tuo, veniamoci incontro. C'è questa gente qua che sono alcuni, ragazzi, alcuni, pochissimi, la minoranza, che è la più rumorosa purtroppo, che invece non ne vogliono sentire parlare. Vedi, per esempio, sto ragazzino qua è vestito come se fosse in Arabia Saudita. Io pure vedo un po' la difficoltà, no? Nel senso, un ragazzo scende a casa e incontra dei coetanei che hanno scarpe da ginnastica, tuta, completo da calcio,
braccio e lui si ritrova magari con un vestito anacronistico per il contesto in cui si trova. Potrebbe avere anche una difficoltà lui nel crescere così. E il fatto che se lui non lo fa è guardato male, se la donna non lo fa è guardata male, è discriminata dagli altri. Quindi però rispetto a quello che accade in Italia c'è più integrazione? Sì, c'è assolutamente. Guarda per esempio la nazionale di calcio francese. Sì, sì, ce ne sono due europei, diciamo, tutto il resto sono francesi. Ero appena venuto in Francia, parlo con un mio collega e mi fa: ma tu hai un accento strano, di dove sei? Faccio: sono di Torino, sono italiano. Ah, ecco, e tu di dove sei? Lui era di colore e mi fa: e io sono di Parigi. Sì, vabbè, ma di dove sei? Sono di Parigi. Sì, ma di dove sei? Mi guarda serio e mi fa: mio nonno di Parigi, mio papà di Parigi e io di Parigi. Qui è una cosa centenaria, colori diversi, la religione diversa, è centenaria. Quello che sta succedendo adesso in Italia, qui è da più di 200 anni. Io ho degli amici che sono delle Antille francesi, che sono di colore, e loro si vantano, che dicono: io sono francese da almeno 500 anni. Sì. Sono problemi anche di sicurezza nazionale. Noi siamo a fianco a una casa popolare, gli fanno delle case popolari bellissime. Il quartiere preso in sé, io non so paragonarlo a Roma, è un quartiere pulito, bello, eccetera eccetera, e voler di più e approfittare delle falle tra virgolette del sistema. Comunque, quindi questo è un distretto popolare in cui, diciamo, un po' un ghetto dove stanno le persone nordafricane. Sì, qui quando siamo arrivati in Francia abitavamo qua, mia moglie era l'unica bianca che aspettava i bambini. I miei figli se li ricordano perché erano due bianchi. Era meraviglioso questo prato nero di bambini bellissimi. Una volta c'era un bambino italiano, Gianluca, che mi sta aiutando a imparare il francese. Gli faccio: presentamelo. Vedo un bambino di colore nerissimo, viene da me e fa: ciao, mi chiamo Gianluca Balotelli. Faccio: di dove sei? Bergamasco. Meraviglioso, meraviglioso. Questa è l'integrazione che la vogliamo. Non sono d'accordo con gli integralismi, da qualsiasi parte siano. Siamo con due pugili francesi, uno professionista e uno dilettante. Ok, c'è anche il maestro. Maestro! Maestro! Come ti appelli? Ibrahim. Mathias. Lui si chiama come me, Mathias. Lui si chiama Ibrahim. E tra l'altro lui è cristiano, lui è musulmano, però se integrazione stanno da paura. E lui è il maestro. Lui adesso ha fatto prima una cena pressionista e ce n'ha 40 da dilettante. Lui ce n'ha 12 da dilettante. Stiamo un po' parlando in merito a tutta la dimensione dello sport da combattimento in Francia. Stanno iniziando a uscire fuori tanti campioni. L'ha cresciuta da quando era piccolo nella box. Siete il primo boxer amatore. Mattia, piacere. Ah, vedi. Mentre lui faceva botte l'ha conosciuto e l'ha portato nella box. Vedi, ottimo. Bonjour, Manona. Bonjour. Non sembra un posto degradato e pericoloso, ma ci dicevano, e queste sono case popolari, sembrano meglio delle case residenziali che noi abbiamo in città, a Roma. Non percepisci questa degrado, disagio, pericolosità, perché non vedi quei casermoni popolari brutti, ma vedi proprio delle case belle, rifinite, colori accesi, dettagli particolari. Però in quest'area a sud di Parigi vediamo una situazione difficile. Perché c'è Pileggi, che da quando siamo arrivati, che lui si pensa di stare con l'esalario. Sì. Oh fratellone, il bello non ci venisse a dire che i francesi hanno la puzza sotto il naso. Assolutamente. A chiunque, lui si sta parlando in italiano. No, ma... Oh fratellone, e lui parlano tra di loro, lui francese, lui di con l'esalario parla. Com'è la vita qui nella periferia di Parigi? Globalmente la vita è difficile, un po' come partout, j'ai envie de vous dire. Banlieue, etc. La vita è più difficile di quando abiti in città. Après globalement il y a aussi des bons côtés. La cosa positiva di abitare in queste zone è che quando sei in una cité, qua si chiamano i quartieri, si chiamano cité, sei in famiglia, l'uno si aiuta con l'altro, se c'è un po' di difficoltà non esitano, non hanno la puzza sotto al naso come se fosse magari nel 16° arrondissement di Parigi, diciamo, dai. E quali sono le difficoltà che si incontrano nel vivere qui? Moi épargné par les difficultés même si on en a eu. Lui, graziando a Dio, è stato risparmiato da sfortune. Però qua puoi avere molte sfortune finanziarie, pochi aiuti, poco lavoro, molta discriminazione dalla polizia.
polizia, la polizia dice che spesso li fermano subito per niente, solo dall'aspetto, da come sono vestiti. Ma discriminazione per il colore della pelle o per la religione? Alla religione. C'est pas spécialement par rapport à la religion, ça va pas spécialement par rapport au corps de peau, généralement ça va être... Secondo lui non è una questione di colore o di religione, ma proprio dal fatto che vengono da quartieri difficili come lo è Trappola. Come a Roma. Quindi per noi è buono perché impariamo più cose e ci apre di più la mente. Poi dice, ha fatto un esempio, in mare lunedì mi posso mangiare il couscous, a martedì posso mangiare la pizza, insomma per loro è un pro questo. Quando sei nella tua zona non lo risenti molto perché tu sei tra i tuoi simili, no? Però per esempio quando vai a scuola te lo fanno riammentare da dove vieni, oppure quando vai su Parigi, che sai che proprio vai in città, questo soprattutto è una cosa che colpisce più le donne che gli uomini. Se sa, no, tu hai detto se più le femmes qui se sentent plus En tout cas, moi, de ce que j'entends, ouais, c'est vrai que les femmes, elles ressentent plus parce que c'est plus à elles qu'on va faire des réflexions. Après, les hommes. Ce sont plus les femmes qui sont plus colpites sur les réflexions. Et dans l'acte pratique, par exemple. Donc, c'est un genre qui s'habille jusqu'aux yeux couverts. Prends l'exemple de ma soeur, par exemple, j'ai des soeurs qui portent le voile, j'en ai qui ne le portent pas. Lui, par exemple, lui a plus sorelle, ne a qui porte le velo et qui non. Et par exemple, quand les ragazze girano in strada, già il fatto che uno la guarda gli fa quello sguardo un pochino, sai, maligno, oppure gli fa la battutina, non si sentono sicure. Ma la battutina perché in quanto musulmane o battutina in quanto donna? La petite blague en tant que musulmane o en tant que de comment t'es habillé, o sono solo degli sguardi un po', sai... Perché hanno il velo? No, così, perché diversi, cioè la diversità poi è denominatore, esatto. Vedi, sai, la donna con la camicia, i jeans, moderna, eccetera, e poi vedi magari una con vestito più tradizionale, è il momento che già c'è la distinzione, no? Noi adesso, per esempio, se vediamo passare ragazze vestite normali e poi signore vestite molto più tradizionali, già vedi la differenza, quando lo fa una ragazza si vede ancora di più. Comunque inquietante le case popolari, se sono queste fanno paura. Sì, le case residenziali come sono, adesso guarda quello che abita là sopra, hanno pure terrazzine, poi sta fresco proprio come a Corviale. Qui stanno a fare la carne. Sì. Bello, sta vicino a me. Queste tutte case popolari. Si chiamano HLM. In pratica lo Stato ti dice ci sono tre livelli. C'è il livello basso, proprio quelli stile Italia, vai nella casa popolare, lo Stato ti dice guadagni 800 euro al mese, ti do la casa che me ne paghi 300 euro al mese, un terzo. Ma tu hai i soldi, guadagni 3.000 euro al mese, ti do la casa da 1.000 euro al mese. Guadagni 10.000 euro al mese, benissimo, ti do la casa in centro di Parigi. Sempre popolare. Sempre popolare, 5.000 euro al mese. Ah, perché? Popolare perché? Perché è dello Stato. Però parametrata al tuo reddito. Al tuo reddito, perché lo Stato deve svendere quando in realtà ci può giustamente guadagnare e rispetta la Costituzione di dare la casa garantita a tutti. Giusto, perché se ci pensi, in Italia le svendono. In Francia invece fanno proprio l'affare. Tutto è tenuto benissimo, ma fatto vedere, queste sono le case popolari, quelle di livello più basso, e sono comunque anche queste molto belle, ben tenute, ovviamente senza i balconi, queste cose qui, ma la cosa incredibile è che per diminuire i problemi della periferia cercano di eliminare il degrado col bello, che poi è quello che dice sempre Mattia, no? Il bello porta altre cose belle, infatti chi butterebbe una carta qui per terra, chi verrebbe a fatti vandalici col verde curato, i campetti, c'è colpa a farlo, certo. Guarda, secchi dell'immondizia ovunque, panchine, possibilità di passeggiare, tutto benissimo. E stiamo parlando di uno dei quartieri tra virgolette più problematici, sì, con le zone, vedi, soltanto i limiti a 30 all'ora, i dossi. Per evitare che la gente corra mettono i dossi, che è una cosa fondamentale. Sì, perché qua in Francia abbiamo i 30 km orari di velocità nelle città. Poi per carità, per esempio questo qui non l'ha rispettati. Però quando arriva al dosso devono rallentare. Sì, però guardate, cioè, guarda pure questo dettaglio, dipende. La casetta sull'albero. Cioè una di quelle cose che può stimolare il bambino a non essere emarginato pensando anche io ho la casetta sull'albero. Ci provano a mettere
bellezza, pulizia, e stanno investendo milioni e milioni e milioni di euro. Purtroppo i risultati non perché sono... cercano di recuperare tanti anni, però... tante generazioni di problemi. Qual è il però, ecco? Sento il però è che, come si dice in Val d'Aosta, chi nasce tun non muore quadrato. Chi è delinquente rimane delinquente. C'è molta criminalità, c'è qui micro criminalità. No, grossa criminalità. Trap è famosa, ripeto, in tutta la Francia proprio per la criminalità e terrorismo. Terrorismo a livelli... Però meno criminalità organizzata. Più ideologia criminale, nel senso sì. Il terrorismo va a colpire una nazione, no? Ma sì. Non per il mero profitto, ci sarà anche quello perché sennò non si finanzia, ma proprio per un ideale, un'ideologia. Però dico, al di là del terrorismo c'è proprio la micro, quella scippi, rapine. Quello sì, sì, certo. Mafia, camorra, 'ndrangheta è una specialità italiana. A Parigi, vicino all'Arc de Triomphe, aveva aperto un ristorante la figlia di Riina, che sì. Poi... non so se lo ricordo, se... sì. È una cosa che ci aveva sconvolto a noi italiani. Sì, ha chiuso. Che dicevo io, l'Italia è un paese meraviglioso per le vacanze, perché non è giusto, perché siamo dei grandi lavoratori, Salvatore. Qui come siamo portati in Francia, come grandi lavoratori. I francesi, come io ho sempre detto, ci rispettano molto, anche perché nella ristorazione, nell'hospitality, nella costruzione, mo stanno costruendo 4 linee metropolitane per i giochi olimpici, hanno chiamato solo ditte italiane, mo con tutto rispetto per gli altri paesi, però noi qua siamo lavoratori proprio di serie A. Quello che dicevo io, siamo grandi lavoratori, noi italiani, lavoriamo come delle bestie. Io ho girato tutta Europa, come in Italia non si lavora da nessuna parte, ragazzi. Gli inglesi alla tea time, vai via. Qui sono 7 ore di lavoro al giorno, la legge. È finita l'ora? Ciao, è finita. Qua i contratti sono 35 ore a settimana. 35 a settimana. Qui le tasse le vedi. Qui siamo uno dei posti più degradati e i nostri amici romani si stanno stupendo. Per lui è un paradiso qua. E invece... Allora, verde curato. E poi lui mi ha detto una cosa. Come hanno fatto avere questo, un verde curato? Dall'altra parte c'era un giardino fantastico, addirittura con le sculture fatte col verde, utilizzando tutte le persone immigrate che sono venute. Esatto. Se uno, come dicono sempre, se uno sta senza lavoro, bivacca, sta per terra, ti offre un'opportunità di lavoro e qui ci sono, cioè qui tutti possono lavorare, infatti sì, voi ne sì, siete sì, l'esempio, siete sì, venuti sì, dall'Italia senza problemi, no. Avete trovato lavoro, lavorate. Lavorare in regola pure. Sì, assolutamente, non vogliono sentir parlare di nero, perché in nero lo fanno chi ha qualcosa di losco. E in più contratti a tempo indeterminato, ci diceva. Sì, assolutamente. Ma sembrerebbe facile a dirsi, però... Com'è che poi non ci si riesce nell'atto pratico in Italia, secondo te Gino? Perché non si vuole, è diverso. Ma dici? Perché siamo dei grandi lavoratori, abbiamo testa, abbiamo inventiva. Il fatto che ci piace farci del male e farci comandare da gente inetta. Bravo. Non sputo nel piatto dove ho mangiato, ma sono arrabbiato, perché bravo. Io a quasi 50, a 48 anni non ero più buono a lavorare, non avevo voglia di lavorare, mi dicevano, pretendevo troppo. Sono venuto qua, mi hanno offerto 4 volte di più. E che sono scemi qua. Uno, che non è vero quindi che non stimano gli italiani? No, assolutamente. Uno, che hanno c'è... E due, non è vero che c'è una puzza sul tornato? No, questo... è il modo di parlare. Per esempio, i francesi adorano sentire parlare l'italiano. Vous aimez écouter parler italien? Sono le sue origini, ma lui ha detto sì. Cosa pensa un ragazzo, come può essere 21 anni, degli italiani? In generale, on parle de l'Italie, on parle souvent de la gastronomie, on parle souvent de la mafia, on parle souvent aussi de... C'est un pays avec beaucoup d'amour, t'es romantique. Siamo romantici, c'est ouais, della gastronomia, la moda aussi, bah oui, bien sûr. Marque de luxe, tout ça. Marche di lusso della moda. No, ne parlano bene, siamo visti benissimo e a loro anche piace 2006. Tantissimo vabbè. Sentirci parlare. Finale del mondiale, vabbè. On a gagné le 2006 contro 2018. Loro il 2018. Avec Materazzi e Zidane. Comunque rimane curato, c'è poco da fare, guarda. Perché le tasse le vedi, Simone. Quartier dur, 93. Le 9-3. Se volete... Proprio un cretino. Quello è il resto di un incendio, proprio a blocca la strada. Sì. Ecco, qui si percepisce un po' più l'idea di popolare. Forse sì, questo è il posto... Però nota come tutto... Tutto tenuto bene, con tanto di spazi. Però c'è qualche scritta in più, i resti di un fuoco, magari un palazzo
in ristrutturazione, vedi, o con problemi. Stanno ristrutturando. Sì. Perché è sporco e malandato, non lo lasciano. Certo, e poi l'altra cosa che colpisce sono questo tipo di persiane che danno idea di un po' più di economico. Sì, sì. Cioè sì, queste proprio a soffietto, sì. Guarda anche questi giardini così. Questo ha il giardino, però è un qualcosa di più semplice, no? Dove dovresti tenerlo bene, poi a chi c'è accanto magari lo tiene meglio. Questa è forse perché forse è abbandonato quello. È abbandonato. Vedi, hanno murato le finestre e tutto, però ho ristrutturato, ils vont abattre, tu sais pas. È da anni che dicono che abbatteranno qua per rinnovare, per costruire di nuovo. Perciò delle pecche le abbiamo anche qua. Adesso stiamo in una zonetta un po' abbandonata a se stessa, però in confronto, se mi posso permettere, ad alcune zone italiane è ancora rose e fiori. Sì, sì, no. No, questa, scherzi. Questa in una, adesso se lo paragoniamo a Scampia, banalmente, no? Con massimo rispetto degli amici di Scampia. Certo, però Scampia è un posto con un degrado altissimo, questo è un posto con un degrado medio-basso. Sì. Cioè, anche se veniamo qua, vediamo un po' di parti arrugginite, un po' di cemento che si vede che sta cedendo, sì, qualche soffitto che dà problemi, però già considera tutte le piastrelle stanno ancora tutte su, cioè la parte mattonata, cioè c'è un po' di sporco, ma niente particolare. E poi il palazzo accanto sta bene. Sì. Qua per loro è zona degradata, cioè in pratica lui ha detto sì, vi porto, però gli dispiaceva perché sai come se li portassi nella tua zona, dice ti faccio vedere questo, dispiace. Via di Carcicchi, di sedi. Qui c'è stata una sparatoria e uno di questo quartiere è morto, il saple com'è? Si chiamava Moussa. Che age l'avevi? All'epoca l'avevi qua, 15 anni? Aveva 15 anni. Ed è stato, gli hanno sparato. Ma una sparatoria tra entre de gang, persone del gang? C'è stato entre due quartieri. Una sparatoria tra due quartieri, da dove abbiamo iniziato, dove c'era la manifestazione degli islamiste contro questi qua, e hanno ucciso un ragazzo di 15 anni. Quanto tempo fa? 8-9 anni fa. Quindi, e comunque, questa, nonostante a livello di strutture tutto ben tenuto, come dicevi prima, la criminalità c'è. C'è, è grande. Adesso sicuramente qua non si vedono, ma qui c'erano tanti Kalashnikov. Cioè, AK-47 di Anala. Ah, ça, je sais pas, je pourrais pas dire. Ha detto che lui di AK-47 non lo sa, non lo sa. Certo. Ma je peux vous dire qu'on peut être surpris. Si usano più armi rispetto a quelle che si usano in Italia. Les gens veulent plus se battre maintenant, ils préfèrent la facilité. Adesso non si vogliono più battere a mani nude, ma si vogliono battere con le armi. Si sparano. Che sia un'arma bianca, che sia una pistola, che sia una cappa, che sia un calash. Questa è un'evoluzione della criminalità di strada che in Italia non è ancora avvenuta, nel senso che questa criminalità di bande di strada non c'è ancora in Italia, non sono ancora apparse le armi in maniera così preponderante tra quelli, diciamo, di strada. Ovvio che ci sono le mafie, ovvio che ci sono tutte strutture organizzate diverse, però questa, il cittadino comune che vede sotto casa gente che si spara, non c'è proprio. È rimasto sorpreso che gente comune che magari non gli dai un euro. bello e buono ti esce il coltello, ti esce la pistola, e lui stesso l'ha vissuto, cioè ha visto gente che sono armati, ci sono tante armi. Adesso esatto. È tutto rose e fiori, tutto bello verde, tutto bello tenuto, ma qui armi, cosa molto tesa e pericolosa. Allora, anche in Francia lo sanno che se spari su qualcuno va in prigione, ma gliene frega niente, lo fanno lo stesso. È gente che non ha più niente da perdere molte volte. La bellezza cambia il mondo, la bellezza, stanno investendo tanto, perché dici magari ho da perdere il mio quartiere, il mio praticello, cosa? Fargli trovare degli stimoli per vivere. Secondo lui non è tra le più pericolose, perché ce ne sono di più pericolose, dove andremo dopo, per esempio Mandajolie, ancora più pericoloso. Ma io vi posso garantire da forestiere che non è niente male qua. A Roma? Noi ci vediamo. Oh, ciao, grande mio. Così. Come voi no. Com'è saluto francese? Come vi saluti? Saluto François. Ah, abbraccio, noi ci abbracciamo. Fai di Roberto, Matti. Roberto. Roberto. Ripeto. Roberto. 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 Vedi? Roberto. Eh, ma sì.
Roberto. Oh, vale. Vale. Sì. Noi sappiamo che il maestro c'ha insomma una storia significativa. Una storia criminale alle spalle. Nel senso che raccontarla è sempre una testimonianza, la famosa ricchezza emotiva per chi ci guarda. Famiglia où il y avait pas de, qui avait pas de problème d'argent. Avevo 15 anni e mio padre è andato gambe all'aria con l'impresa. Et on s'est retrouvé SDF avec la famille. Ci siamo trovati per strada. Et là, j'ai commencé à faire des bêtises pour gagner un peu d'argent. E ho cominciato a fare delle stupidaggini per guadagnare un po' di soldi, per fare un po' di soldi. D'argent, voilà. Et j'ai côtoyé. E lui ha fatto parte di varie bande di gang. Sì. Gang. I Ravageur e... Black Dragon. Black Dragon. Voilà. Le mie esperienze come ladro. Non dovevi avere paura di fare a botte. Voilà. E pas ouvrir sa bouche. E non aprire la bocca. Lui faceva dei servizi per guadagnare dei soldi. Voilà. Moi, insisto per chiedergli quali servizi. Moi j'ai toujours voulu m'en sortir avec le sport. Che sarà per maestro. Infatti, lui ha sempre pensato che voleva venirne fuori con la box. Grazie alla box è uscito fuori? Avec la box sorti? Con la box io ho cominciato a venirne fuori, il primo viaggio che ho fatto è stato a Cuba. Ho visto che cos'è la vera povertà. La misère, pas la misère qu'on a en France. Non la povertà che c'è in j'ai Francia. J'ai vu et j'ai, voilà, je me suis remis en question. Successe tante cose che non voglio raccontare. Ma quanto è durata questo periodo di vita della gang? Che tu hai precedente? Sì. Vabbè, dai, trenta tutto là. Era la mia domanda tipica. Eravamo in due stanze. E on était 5 dans un deux pièces. Eravamo in 5 abitavamo 5 in una casa con due stanze. Ho litigato con i miei genitori. Je m'en vais, je vais voir mes copains parce que je suis un bonhomme. Sono uscito, sono andato a vedere i miei amici perché sono uno forte, uno in gamba. Je descends de l'ascenseur. E una voce mi è arrivata da dentro che dice: smettila con questa gente qua. Et je sais pas pourquoi je remonte voir mes parents. E io non so perché sono ritornato su a casa. Je me enferme dans la salle de bain. Si chiude in gabinetto. Je veux parler à personne. Le lendemain. Et il giorno dopo i tuoi amici sono stati tutti uccisi. Ils ont tiré dessus. Gli hanno sparato. Combien ils étaient? 9. 9. 9 morti. Tutta la comitiva, insomma. Tu la gang. Tu sono. Désolé. Maestro, c'hai stoppati, maestro. Il y a quelqu'un qui m'a protégé ce jour-là. Ma c'è qualcuno dall'alto che mi ha protetto. Il nostro Tanguy Farrugia, Tanguy Farrugia, d'origine italiana, famoso perché salva i ragazzi dalla strada. E qui ne abbiamo due. Ne abbiamo due perché li ha salvati. Perché, loro, Sì, sì. In che senso salvati? Dando dell'amore. Dando un obiettivo, una motivazione, insomma. Sì, sì. Giusto? Se vedi che è stato in una gang, parla poco. Cioè, quando è successo questa cosa della sparatoria? Quanti anni c'erano quei ragazzi che sono morti? 23 anni, 25 anni. 23-25 anni. Cioè, perciò erano già uomini. Una piccola parentesi. Io, grazie a sti ragazzi, mi ha cambiato la vita. Grazie a Mattia, grazie a Pileggi, Evelina e a Simone, grazie. Merci. Mi aiutate tantissimo, mi fate tantissima grazie. Compagnia. E la vita è fatta anche di questi valori, piccole cose, voi non lo sapete, ma siete importanti. Ciao. Bello questo, è tipico della sua religione? Se tipicamente della religione la veste. Sì. Are you Muslim? Salam aleikum. Ma questo è un vestito per andare a pregare oppure ci si veste proprio? Un vestito per andare a pregare o se come sa? Per tutte e due le cose, può andare a pregare oppure così per farsi una passeggiata. È versatile, diciamo. Se versatile. Merci. Grazie. Merci. Shukran. Ahuya. Ahuya kabir. Che vuoi dire? Hai detto grande, sei un grande fratello. Sei sicuro? Sì, io sono arabo. Quindi hai detto prima, sono portatore di handicap con orgoglio, stai dicendo? Con orgoglio, certo. Qual è la tua patologia? Allora, a me il 2017, mentre ero emigrato qua da 2 anni, mentre lavoravo sono caduto, guardate la polizia che ripassa per la terza volta che ci stanno puntando. Guarda, ci hanno puntato ormai. Sono caduto, ho sbattuto violentemente la testa, una settimana d'ospedale, breve. Dopo pochi mesi mi hanno diagnosticato la malattia di Parkinson.
Io sono parkinsoniano dal 2017 e sto combattendo contro questa malattia neurodegenerativa, facendo tutto ciò che la malattia mi impone di non fare: sport, camminate, tenersi occupato. Io faccio tanto sport, mai fatto in vita mia, ne faccio parte, ma faccio giocare dei ragazzi i down, esatto, perché fa bene al cuore. Il martedì faccio ping pong, ho fatto parte dei nazionali, di campionati nazionali di ping pong Parkinson. Il mercoledì faccio palestra per riattivare i muscoli, quelli che mi stanno rovinando la malattia. Il venerdì faccio un corso di italiano per una decina di persone, gratuite naturalmente, perché questo paese qua mi ha dato tanto. Come ti è cambiata la vita da quella diagnosi? Ho passato un anno a chiedermi il perché, perché, perché a me. Poi sono giovane, fino a che ho conosciuto il caso del personaggio di Franz Parkinson, che mi hanno detto: no, non sei solo te. Perciò datti da fare, combatti, combattiamo insieme, e mi è cambiata completamente la vita. Non sei il solo, quindi. Non sono il solo, e per questo faccio anche sensibilizzazione nelle scuole, a far capire ai ragazzi di avere rispetto per i portatori di handicap. Al tuo stato di salute, qual è la tua più grande paura? Cosa pensi del futuro? Se devi pensare al domani, sinceramente parlando. Sto facendo di tutto, perché io torno a casa, ho fatto sport, ho fatto questo, ho visto scuola di botte e racconto, è successo questo, è successo questo, e vedo il sorriso negli occhi della mia famiglia. Dai. Eh sì, perché papà è felice, perché è una malattia degenerativa e io me ne rendo poco conto, però per esempio mi sta colpendo la memoria. Tu come ti chiami? per esempio, vedete, io riesco a nasconderlo. E già mi è entrato braccio. Scusami. Dica. Mi ha preso tutta la parte destra. Scusa una cosa, ma ce l'è il tremore classico? Sì, sì. Ma no, uno su tre trema. È importante sapere, per esempio, mi ha preso giovane, benissimo, la media dei diagnosticati è 55 anni, in Francia sono colpiti 250.000 persone, 33.000 ogni anno ce n'è di nuovi. E perché questa malattia? Stanno studiando, si pensa probabilmente a causa di pesticidi e inquinamento. È una malattia che adesso si chiama Parkinson, è diverso dall'altro. Io per esempio tremori, quando siete arrivati ero eccitato, si dice. Quindi ce l'avevi? Sì, ce l'avevo. Il tremore, è vero, sì, che sì. Tremai. E adesso? Quando tremi, no? Magari in pubblico. Sì. Ti pone dei problemi che la gente le possa guardare e possa pensare che sei malato? All'inizio sì, però se qualcuno mi guarda, dico: ho il Parkinson. Ah, va bene. Perché il problema è che ti prendono per un tossico o un ubriaco. Allora lo dici, adesso c'è tanta informazione, io la faccio anche, ne approfitto, grazie Mattia e grazie Pileggi della situazione. Grazie a te. Per dire alle persone, c'è gente, bonjour madame, bonjour. Non abbiate paura di noi, perché per esempio ci sono alcuni che hanno il freezing, se vedete qualcuno che si ferma davanti a una riga, davanti a un marciapiede, prima di uscire da un ascensore, non abbiate paura, è una persona che ha bisogno di aiuto, magari ha bisogno. Poi non tutti sono disposti a farsi aiutare, perché molti lo negano a se stesso, vero? Sì, perché poi c'è il diniego. Per esempio, io una volta in una situazione non riuscivo a mangiare, proprio a mettere la forchetta alla mano. E mio amico fa: ti imbocco io. No, assolutamente, perché abbiamo l'orgoglio. L'orgoglio, no, certo. E fa: no, tu sei uno che ha sempre aiutato, fatti aiutare, adesso tocca a te. L'hai fatto? Che miseria, sì, sì. E là ti sei sbloccato magari. Sì, no? Ci sono varie situazioni, si sono create, che devi essere portato, perché c'è tanta gente brava a questo mondo, sì, che è disposta ad aiutarti. Pochissimo tempo mi è stata riconosciuta la pensione di invalidità in Francia, sebbene lavorassi solo da 2 anni. Quando mi è stato detto questo: come, non posso più lavorare? Fa: no, lei non deve più lavorare. Ma stai scherzando? Ho detto: come fa a lavorare? E ho detto: ma io sono venuto qua per lavorare in Francia. Fa: vabbè, si chiama solidarietà. Lei ha lavorato tutta una vita, adesso tocca a lei ricevere. Tutta dall'Italia, perché viene complementata dalla pensione italiana. 2 mesi fa
ho aspettato 4 anni, 30 anni di contributi pagati in Italia. Ecco perché sono un po' incacchiato con l'Italia. E credimi, io prima lavoravo, ho fatto un calcolo, mai meno di 10 ore al giorno ho lavorato in vita mia, mai, mai. Tutto un tratto mi trovo a casa fermo. È stato economicamente umiliante, se non che mia moglie lavora, i bambini sono dati da fare. È stata dura, ragazzi, ecco perché la vostra presenza, i vostri video mi danno uno stimolo. Ti spaventa il fatto che peggiorerai, può peggiorare? Ma io sono un combattente, non mollo, perché dico sempre che questa sta schifezza che mi ha preso arriverà al punto che dirà: ma guarda te, sto qua, sto Andrea qua che mi ha fatto fino all'ultimo, mi ha fatto tribolare il contrario, capito? Bravo. No, io combatto, cioè voi siete combattenti, sì. Cioè io mi viene da dire: ma questi come fanno a salire sul ring e andare ammazzata uno e riceverle? Per me è più difficile voi che me. Io grazie all'associazione, tutto quello che faccio, alla mia famiglia soprattutto, non sono solo. Poi vi volevo ringraziare perché avete fatto, soprattutto Evelina, una piccolissima cosa meravigliosa che, vabbè, lo sappiamo io e Deve. Grazie di cuore. Grazie a te. Vedi la manutenzione delle strade come continua qua? Cioè, assolutamente, sì, noi abbiamo camminato, abbiamo visto gente sempre che attiva di qualsiasi colore e provenienza. A maggior ragione, nessuno deve bivaccare, tutti devono lavorare. Io non ho visto, abbiamo visto i pochi che bivaccavano per davvero, la maggior parte stanno tutti a lavorare. Poi pure il discorso dei mercati, no? Da noi c'è un grande problema proprio sulle bancarelle, si voglia limitarle, invece mi pare che qui si cerca di incentivarle, cioè farne di più da questo punto di vista. Tanta modalità di vendita. Ah, vedi, c'è pure la parte coperta. A parte che ho, vedi, 20 kg, guarda, oh, bello qua. Qua là c'è un possibile spaccio. Esatto. Quello è il kit del Maranza, guarda. Se te vuoi vestire da Maranza, vieni qua, c'è il kit completo con zainetto. Oh. Ta, guarda. Il vero mercato francese qua. Wow, number one. Guarda che fila qua per la frutta. Riprende pure lui. Quanto tri, viva la Geri. Vai. Guarda, qui c'era il pesce che adesso non c'è più, però guarda come stanno a rompere il ghiaccio. Stanno a chiudere tutti? No, alcuni sì, chi finisce il mangiare chiude. Vedi, io prima nel post workout c'avevo anche una banana e non me la sono mangiata. Guarda qui tutta la parte di carne. Entrecotto. Ciao caro. Guarda che tagli immensi di carne qua, oh. Voglio a mangiare. Bonjour, monsieur. Guarda, polli... Buono, quello già fatto, Timo. Turis. Già condito. Ma che se siamo turisti. Comunque qui vanno a dimensioni epocali. Guarda che sacco di noci. Quanti so? 10 kg. Senti l'odore delle spezie. Mazza, senti quanto spingono, eh? Spingono, eh. Guarda i datteri freschi. Non sembra di essere in Francia, eh. No, qua potremmo stare pure a terra. Vale. Au revoir.
Che vuoi? Io gli stanno a mangiare adesso. Guarda, che è sta roba? Piede di vacca, credo. Ma come è fatto in un modo così? Piede di agnello, ma è cotto. Guarda il cervello. Puoi fare il salto? No, di vitello. Vitello, agnello. Ha detto? Gli damo una dia che gli damo una lira. Gli posso offrire un figo secco. Comunque è bello, ah, mazza. Chi fa così? Fare così su tutti i pezzi. Chi è che paga? Su chi paga il foto? This is boss, signore Cicalone. Spiegagli che è il contrario, di solito i commercianti pagano noi per pubblicità. Vero. Le commerçants sont ceux qui le payent pour avoir de la publicité. Ah, tu vas venir ici? Oui, touriste. Ici, là, oui. Moi, j'ai payé pour toi. Non, gli italiani che stanno qua vengono, però. E sono tanti. Les italiens qui sont là, ils viennent là faire les courses. Oui, mais il n'y a pas beaucoup ici d'attrape. No, attrape non ce n'è più. Non ce n'è quasi più. Il n'y a pas beaucoup rare italiens. Molto rari. C'est bien, c'est bien. Ici, voyage alors. Sono in train de faire un reportage sur Trap, sulle ville come Trap. Vous êtes les bienvenus. Grazie. Là, j'ai grandi là, j'habite. Non, moi j'habite à Guyancourt. Donc on s'est accouté. Je suis traducteur et je l'ai connu sur YouTube. D'accord. Il est très fameux lui en Italie. D'accord, il est connu. Oui, très connu. D'accord, c'est donc maintenant c'est lui qui te demande de l'argent. C'est lui qui me demande, je donne, il n'y a pas de problème. Ah, adesso sei tu che gli chiedi un soldo. Ah, lui yes. Qua, oh. Double... Che capisci? Che veniamo pagati anche in carne. Ah, se tu vuoi le payer. Hai vissuto in Italia? Dove sei stato in Italia? Dove sei stato? Ciao! Io Roma. No, là ci stavo. Che ha detto che siamo conosciuti in Italia, sì, in genere no, dovrebbe pagare lui, tutti gli italiani che stanno qua, e lui ci ha detto che ci stanno ormai pochi italiani. A Bicocca è un altro tipo. Parla italiano, sono un po' più. Ah, non lo sapevo. Fuori di bocca. Cicalone fai più facile. Grazie.